caduta di Assad in realtà rafforzerà il sistema iraniano, perché a prescindere dall'apparentamento di carattere sciita che c'è attualmente, ci sono gli interessi iraniani che vanno salvaguardati. Se cade Assad non cade Hezbollah, e se non cade Hezbollah il sistema iraniano ha bisogno ancora della Siria, e gli alawiti non se ne vanno da lì, e gli sciiti siriani sono ancora presenti, quindi sarà semmai un grosso argomento di disputa interna, sarà anche un partito sciita favorito dall'Iran che metterà i bastoni tra le ruote a qualsiasi altra soluzione, con conseguenze anche di carattere magari di rivoluzioni, disordini e quant'altro. Secondo me il modello sarebbe proprio quello più indicato invece, perché io da tanto che vado dicendo che la Siria bisogna lasciarla risolvere agli attori regionali, non a qualcuno che sta fuori e che ha altre agende di carattere politico e strategico. Quindi il modello è buono, bisogna vedere se funziona e soprattutto se sono disposti a passare dal livello politico di funzionamento al livello operativo sul terreno. Qui ci vogliono i contatti con la gente giusta, ci vogliono i contatti soprattutto di coloro che stanno manovrando adesso le milizie islamiche, le milizie sciite, le milizie di tutti i tipi, comprese le milizie Shaheba di Assad, per cui ci vuole qualcuno veramente con le mani in pasta. Assad dura fino a quanto dura sostiene le forze armate. Le forze armate siriane sono legate praticamente alla famiglia di Assad, sono legate soprattutto alla setta alawita. Bisogna che siano proprio gli elementi anche familiari di clan che si distaccano un po' dalla figura di Assad. Però l'esercito, questa è la cosa fondamentale, è baatista. Cioè l'esercito dipende dal partito. Assad dipende dal partito. Il partito è... Le forze armate hanno un collegamento strettissimo con il legame con la famiglia e con la setta alawita, ma non è esclusivamente setta alawita, per cui in futuro avranno un ruolo.